Ciao a tutti! In questi ultimi giorni abbiamo fatto un sondaggio per le vie di Roma, ponendo a chi incontravamo delle semplici domande riguardanti il teatro. La prima domanda è: van mai a teatro? Quello che ho detto è questo, di come sarebbe, mi piacerebbe. Teatro. Sì. Sì, ormai sì, da qualche anno. Sì, una decina di anni. Abbiamo gli abbonamenti proprio. Sì, sì, sempre. Sì. Sì, qualche volta. Sì, con la scuola però. Con la scuola. Sì, non quanto vorrei, ma ci vado abbastanza. Poche volte. Sì, meno di quanto desidererei, però sì. Qualche volta. Io andavo anni fa. E poi c'è una gran parte di persone che... No. No, quasi mai. Io non tanto, mi piace però non ci vado. Pochino, veramente. No, mai. No. Allora, stavo appena dicendo, sarebbe uno dei miei obiettivi, però finora non sono riuscita a ritagliarmi un po' di tempo perché vivo tra Roma, la Sicilia e Verona. E quindi no. Che cosa vorreste vedere a teatro? Mi piacerebbe molto vedere ad esempio il Teatro Pirandelliano, proprio perché insomma è rappresentativo della realtà. Gli attori magari. No, magari temi. Leggero, divertente, non drammatico. La guerra. Un po' tutto, dagli spettacoli classici anche agli spettacoli fatti dai ragazzi, addirittura anche agli spettacoli fatti dai ragazzi diversamente abili. Proprio il teatro è un mondo che mi piace. Vedere teatro impegnato, sì. Ma qualche commedia spiritosa. Dice meglio farsi due risate. Sì. Beh, diciamo, quando vado al cinema, qualcosa di fantascienza, sì. Ma non era teatro? Ma fondamentalmente commedie, diciamo, poi vedo anche volentieri i balletti, le opere, insomma, prevalentemente teatro classico. Ma non lo so, qualche opera importante, qualche opera comunque mi affascina. Ultimamente sto vedendo tantissime anagrafiche e cose divertenti. Ma commedie, anche tragedie, ho avuto il piacere di vedere l'opera. Abituata a thriller, a ronconi. La commedia mi piace tantissimo, specie se il teatro fanno una commedia napoletana, perché hanno molta sceneggiatura, insomma. Le cose brillanti, che ti fanno pure ridere, ti fanno divertirsi. E se venissero trattati questi temi, lei andrebbe a teatro? Oh, sì, forse lo troverei il tempo, sì, perché mi piacciono tante. Anche se non sono di Napoli, però mi piace... Non mi va di andare al teatro. Perché? No, ma il problema non è che sono brutti temi, che non sono tanti domande. Io sono un insegnante e vedo che i ragazzi non hanno interesse. Dovrebbero aprire le scuole, ma chi va a insegnare a teatro? Proietti pure è diventato vecchio. C'era una volta. Però ti dico la verità, senta se c'è cercata informazione sul teatro. Avresti un'idea geniale per pubblicizzare il teatro? Magari. Un'idea geniale per pubblicizzare il teatro? Allora, innanzitutto bisogna coinvolgere i giovani. Ma chi lo capisce più il teatro? Potrebbe esserci qualche cosa di esplosivo, bisognerebbe portarlo nelle piazze. È una grande espressione di cultura, quindi mi piacerebbe che potesse essere diffusa di più, soprattutto tra i giovani. E vanno coinvolti abbassando i prezzi. Riuscire a fare il teatro in piazza, che era una tradizione e adesso non c'è più. Ma qui viviamo in un mondo che parla per forza di marchette. E purtroppo investono solo in questi filmetti così. Capito, trovi tutte queste quattro strappone, un mondo delle linee. Non ci abbiamo voglia di impegnare il cervello anche in quello. Ma poi a Roma, tesoro, il teatro. In mezzo ai romani, no, romano. Ma io spero presto di scappare da Roma, una città finita, distrutta, e annientata. Come ho visto... teatro. Ti ho pensato nel frattempo? No. Quello non mi ricordo adesso bene come si chiama. Vabbè.
Non saprei, non mi viene niente in mente. Neanche io non saprei, niente niente. E questo è l'Italia, ancora col teatro, Porelli, quei ragazzi si fanno un culo così e fa vedere quella che ha fatto un soffocotto e passava. Venite duro, tanto duro. Se vi è piaciuto il video e vi siete divertiti, mettete un mi piace alla pagina e continuate a seguirci. Ciao!